tanti ritornelli. Amici di Ritornelli, che lunedì speciale, 31 gennaio e udite udite il compleanno di Luciano Nelli. Ma dai, grazie. Auguri grazie. Luciano, allora te la canto. Speravo che non ce lo ricordassimo. No, invece, attenzione, ti hanno preparato una festa coi fiocchi, ti abbiamo, plurale. Davvero? Ma sì. Meno male, dai, ci butta via niente. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear Luciano, happy birthday to me. E la turca andosta. E arriverà anche la turca. Stasera dai, lo ci troviamo Moreno qui a Villa Iacoponi. Rita e quindi non ci mancherà sì. neanche la turca. Ma allora lo sai anche questo? Io della spero turca. Di sì, insomma, voglio dire, dal non momento gli che... Non possiamo nascondere niente, no. Tanti auguri Luciano, dopo però brindiamo, grazie, ma solo grazie. Alla fine perché... Hai pronti i Kleenex? Ti devi commuovere forse oggi, attenzione. Va bene, come dai. Negli ultimi anni, ormai sì. Sono tantissimi anni che festeggiamo il tuo compleanno in TV, abbiamo ricevuto molti WhatsApp, SMS e mail con auguri per il tuo compleanno. Grazie, ma grazie vista davvero. La durata della trasmissione, soprattutto viste tutte le cose che dobbiamo dire ed anche vedere, abbiamo scelto soltanto una mail che arriva, attenzione, però da molto molto lontano. Attenzione. Lei si chiama Flora e ci scrive da Las Vegas. Da Las Vegas, pensa a te. Ciao Luciano, non credo che tu ti ricordi di me. È passato tanto tempo dal giorno in cui ci siamo incontrati. Una cinquantina d'anni, oserei dire. Ah. Fai mente locale, Luciano? Forse un po' meno. Io sono nata in America da genitori italiani e vivo tuttora a Las Vegas. Quando sei rimasto in panne con la macchina proprio a Las Vegas, ti ho dato un passaggio fino al tuo hotel, dove mi hai invitata a pranzo. Che galante, Luciano. La sera poi sono venuta al tuo concerto e poi, puntini puntini, lo sai tu. Ma qui non vogliamo sapere, noi di Ritornelli, ecco. Sei sempre rimasto nel mio cuore e quando ti ho visto recentemente su un tuo video, su YouTube precisamente, ho fatto delle ricerche ed ho trovato questo indirizzo mail dove ti scrivo. Luciano, ti auguro un felice compleanno e spero che la tua vita sia piena di gioie e d'amore. Flora, ma che bella dichiarazione. Ma sai che io mi ricordo veramente d'amore. Che una volta, tra l'altro, una macchina in prestito che avevo proprio a Las Vegas, perché poi non mi muovevo molto spesso, perché stavo quasi sempre lì, ma una macchina in prestito e sono rimasto proprio in panne. Ma ti è andata di lusso Luciano Nelli qua, però. Mi ha aiutato, parlava italiano, cioè, a parte che parlava inglese ovviamente, però lei parlava italiano, tranquilla. Flora, che Flora, carina, veramente. Guarda, carina. Sarebbe da fare una carrambata. Grazie. Flora, se vuoi, siamo qua. Io, lei dice: magari non ti ricordi di me, invece io mi ricordo perfettamente. Grazie, grazie davvero. Grazie. Meno male che Luciano si ricorda e poi noi ringraziamo. Scherzi a parte tutte le persone che hanno scritto da quasi tutte le regioni italiane, ma anche dall'estero. I loro auguri sono stati poi tutti inoltrati alla mail di Luciano Nelli, quindi il forward è stato fatto. Però alcuni nominativi te li voglio dire, perché dal Trentino Alto Adige scrivono. Paola, Silvio, Anna, poi Elisa, dalla Toscana Rossana, Fernanda, Emilio, Nadia e Elisa, te li leggo poi, ma tu hai tutte le mail, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dall'Umbria, dalla Sardegna, dal Piemonte e poi anche dall'estero, ma questi te li leggo per vedere se te li ricordi. Valentino da Parigi, a Parigi, bah oui. Grazielita da Buenos Aires, questa te la ricordi sicuramente. Grazielita, la grande. Jack da Londra, Eric da Turku in Finlandia. E Pablo de Madrid. Caro Luciano Nelli, sei emozionato? No, però mi fa molto piacere dire però queste cose. Oggi, in questo giorno speciale del tuo compleanno, parliamo qui a Ritornelli dei generi musicali scritti proprio da te. Ne ho scritte tante di canzoni che quindi ho cavalcato un po' tutti i generi. Cominciamo, diciamo. Sei pronto? Cominciamo, dai, cominciamo con un genere. Se ti dico rock and roll... Però ne ho scritte due o tre, ma credo che diciamo quella un po' più commerciabile, credo che sia anni 60. Hai indovinato, canzone inclusa nel tuo CD Sogna con me del 2014 e quindi insomma un video bellissimo che noi vediamo perché abbiamo un Luciano Nelli con il chiodo, no? Sì, beh, quello è proprio un rock and roll. No, da noi all'inizio magari la facevo anche proprio rock, quello puro, tipo di Purple... Blues e adesso facciamo ballare anche tutti gli amici delle scuole di ballo che hanno scelto anni 60. Sì, è vero questo. Come brano proprio che usano anche per insegnare agli allievi, ai bughisti, ai rock and roll. Partiamo dal rock e vediamo dove arriviamo. Anni 60. Dai.
stage un po' scantavano Twist and Shout, i Beatles con Please Please Me e Yesterday, Bob Dylan Blowing in the Wind, This Hour Never Like, cantava Elvis Sinatra, cantava Night and Day. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là, hey hey! Con pochi soldi in tasca giravamo noi, con pioggia, un vento, una lambretta e poi concorsi senza perder mai, il fuoco degli eroi non si spegneva mai, cantare di tutto è rock and roll and roll and roll, hey! E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là, e vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là, hey, hey, hey. Insieme a tutti quanti noi, con lei, con lei, con lei, amore, poi con lei, con lei, coinvolgiamo lei, la musica, Sisters Music, it's alright. Tornando a casa sempre tardi poi, mamma mi diceva non uscirai più, ma il fuoco degli eroi che era dentro noi cresceva e non si fermava mai, cantare di tutto è rock and roll. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey. Luciano, dopo il rock passiamo al tango. Ah, un altro genere, pensate, dal rock andiamo al tango. Sì, poi tu sei specialista nel casquet, l'unica cosa del tango che sai fare, vabbè, diciamo, insomma, modo è tuo. Una cosa, sai, tango è una cosa un po', è seria ma è diversa. Tra l'altro io ho scritto, credo di aver scritto due o tre tanghi, sì, ma forse anche di più. Però ce n'è uno in particolare. È storico, Serenata, te lo dico io. Serenata è stata grandiosa. Com'è nata Serenata? Perché è una canzone vincitrice anche del terzo Festival Nazionale della Musica da Ballo nel 1997 per Incasso SIAE. Quindi chissà quante band la suoneranno. Sì, c'era un concorso che si vinceva, praticamente il vincitore veniva dichiarato l'anno dopo in base a quello che aveva diciamo avuto guadagnato di più di SIAE, in questo caso fu Serenata. Tanti avevano anche programmato la Serenata canzone. Era comunque la sigla di una nostra trasmissione televisiva anche, che conducevamo io e te, se ti ricordi bene, e che si chiamava appunto Serenata, quindi è stato poi con Radio Cuore, insomma c'è stato tante cose messe insieme. Questa Serenata è stata una grande... È stato un grande successo. E poi tra l'altro era una cosa molto particolare, perché l'abbiamo fatta, mi ricordo, allo Studio Z, accompagnato da una grande orchestra,
diretta dal maestro Bagutti, dove io appunto all'arrangiatore, che è un grandissimo maestro Ferrari, caspita, wow. Che gli dicevo appunto che il basso doveva fare il giro di Pretty Woman, dice, strano, in un tango invece ci stava sì. Però Luciano, sono queste mie pazze intuizioni. Però Luciano, a proposito di pazze intuizioni, qui c'è una ricerca della nostra redazione che ti omaggerà con un video dal famoso Champagne locale di Cassano d'Adda nel 2003. E vai serenata. Anche se tu sei lontana, ascolta la melodia. Se sentirai nostalgia e gli occhi tuoi pieni di malinconia, mari ed oceani ormai, distanze non sono più. Vieni, mi incontri in un attimo, la lontananza tra noi svanirà, canto per te. Mi voz desafinada, esta canción para ti, para llegar dentro en tus almas, para que quieras a mí. Son algunas simples palabras, mejor no puedo escribir, ma llene de sentimiento. Siento en mi corazón. Mari ed oceani ormai non sono più verità. E adesso Luciano, mi raccomando, chiudi gli occhi, copri gli occhiali, devo dire, perché sta arrivando una sexy sorpresa proprio per te, wow. Dai, ma non guardare, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Vabbè, io poi li devo aprire, perché sennò... Quando lo dirò io? Ok, va amici, bene, grazie. Amici. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tanti auguri Luciano, tanti auguri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Luciano, che emozione, dai, ma di. Davvero, guarda che non è stata solo la tua emozione, un picco di audience. Questa non me l'aspettavo davvero, questa è una cosa veramente, grazie a Lisa. Sarà anche il compleanno di Luciano Nelli, ma qui hanno fruito cioè, tutti i telespettatori italiani. Io non vorrei italiani. Che poi mi succedesse come è successo a Kennedy, che poi magari li hanno Lisa, per favore, no, cioè veramente. Ok, grazie a Lisa Mori. Va bene, allora, grazie davvero. Voltiamo pagina, sì. Tu sei un ballerino provetto, Luciano Nelli, lo diciamo da 30 Io anni, Io sono no? un ballerino? No, ecco appunto. Ma se ti dico sono valzer. Sono uno scrittore. Se ti dico valzer. Valzer. Ecco, valzer ne ho scritti due o tre, tra i quali appunto un paio con la fisarmonica, ma forse anche di più. Sì. Ma ce n'è uno in particolare che si chiama Non gioco all'amore. Indovinato, sì. Canzone sì. finalista al quarto Festival Nazionale sì. della Musica da Ballo nel 1999 ed è inclusa nel tuo CD Guarda com'è strano del 2000. Che non è proprio un valzer tradizionale, è un valzer un po' particolare. Sì, un arrangiamento particolare. Particolare, vero, però sì. sì, anche questa mi piace tantissimo, mi ha dato tante soddisfazioni. E questo è un video che rivedrai con molto piacere, che abbiamo girato al Dancing il Malandrone di Castellina Marittima durante la presentazione di quel CD. Sì, noi ancora, al Malandrone ne abbiamo presentati sì, diversi di sì, CD, devo dire. Per festeggiare ancora il compleanno di Luciano Nelli. E vai. Io qui che canto e che suona laggiù, insieme ad altri ci sei pure tu, ma ti nascondi però agli occhi miei. Se io potessi, chissà che ti farei. 11 mesi son lunghi, ma io ti dissi torno, tu fai al caso mio. E tu dicevi un artista non dà mai garanzie di stabilità. Ma la musica sai che viene dal profondo del cuore, se ti dico ti amo vedrai che non gioco all'amore, come note che insieme alle parole fanno vibrare, ora che sei di nuovo con me non ti lascio scappare mai più. Sono lunghi ma io ti dissi torno, tu fai al caso mio. E tu dicevi un artista non dà mai garanzie di stabilità. Ma se mi gira io scendo e allora saprai tante cose che ancora non sai. E una cosa tu l'imparerai, che un artista non gioca all'amore e che ha la memoria del cuore, perciò non di subito no. Ma la musica sai che viene dal profondo del cuore, se ti dico ti amo vedrai che non gioco all'amore, come note che insieme alle parole fanno vibrare, ora che sei di nuovo con me non ti lascio scappare mai più. 11 mesi sono lunghi ma io ti dissi torno, tu fai a caso mio. E tu dicevi un artista non dà mai garanzie di stabilità. Ma se mi gire tu ancora lo vuoi, forse qualcosa rinasce tra noi. Grazie. Ma Luciano, il valzer però confermo per tutte le signore all'ascolto che Luciano Nelli lo sa ballare, devo dire specialista nel valzer. Io il valzer lo so ballare. Ma una volta che ti voglio far apparire ballerino provetto, valzer ecco. E mazurka, diciamo, ecco, si sta specializzando, sta facendo degli stages per il cha-cha-cha, ma non ci siamo ancora.
Allora Luciano, genere country, qui ti faccio un regalone. Country. Genere country, racconta di te, perché il country è il tuo genere, diciamo, favorito. A me il country, diciamo, americano, il vecchio country americano, mi ha sempre affascinato. Vero? Tantissimo. Sì. E questa è una canzone, credo di poter dire Baby, no? Baby, ne ho scritte diverse country, ho fatto addirittura un album intero, tutto in genere country. Ma questa è la più country sicuramente, dei country. Sicuramente. Quindi l'ho scritta insieme all'amico Gigi Domenici, quindi sì, mi piace, Baby mi piace tanto. Ma molto bello il videoclip, poi che fa vedere un Luciano Nelli un po' com'era, com'era, no? Com'era, com'era e com'è, sicuramente. L'accendiamo? L'accendiamo, dai. Video 2008, Baby. Baby. Primavere lontane che non tornano più, quanti sonni sull'erba di quel prato di periferia, però tu sei sempre qui nei pensieri e nella mente mia. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi la canzone che cantavo io, la canzone che ricorderai, forse ancora chissà. Baby, oh baby, dicevi non ti scorderò. Già l'autunno era lì, caldo come un vulcano, con la rabbia di quegli anni da eroi, ma è tra le corde di una chitarra che si bruciavano i giorni miei. Scrissi la canzone per noi. Oh baby, ti chiamavo io, chissà ora dove sarai. Baby, oh baby, io non ti scorderò mai. Luciano, grazie, sei grazie. Contento di tutte una le sorprese? Una puntata meravigliosa, tutta dedicata a me, quindi che devo dire? Buon compleanno. Meglio di così, come si può passare. Grazie, grazie davvero. Buon compleanno di grazie. Cuore. Grazie. Un bacio da grazie. Me e virtuale da beh, tutte, da tutte grazie le telespettatrici di Ritornelli. Io, cin io cin. Questo giorno me lo godo alla grande e voi da casa godetelo insieme a noi. Cin. Grazie. A domani ciao. Con Ritornelli, buona musica. Cin. Quanti ritornelli